Cosa farò? Cosa faremo? Lo faremo come maggioranza compatti, perché oggi ci siamo riuniti. Ovviamente chiederemo giustizia, una giustizia vera. Quindi faremo ricorso al Consiglio di Stato contro questa sentenza vergognosa, assurda. E io continuerò a fare il governatore, mentre ci sono persone lautamente pagate che lavorano per distruggere, io invece continuerò a lavorare per costruire, a lavorare nell'interesse dei piemontesi. Tenete conto di una cosa, che questo provvedimento vorrebbe avere l'effetto di, diciamo, gettare il Piemonte nel caos. Noi siamo in un momento particolarmente delicato, una crisi economica fortissima, c'è un lavoro di risanamento che abbiamo fatto, evidentemente abbiamo toccato degli interessi, molti interessi, e quindi si vuole bloccare questo. Noi non lo accettiamo, io non lo accetto come presidente di questa regione e quindi andrò avanti, continuerò a governare chiedendo giustizia, la giustizia da parte dell'organo, in questo caso superiore, che è il Consiglio di Stato. Voi pensate che dobbiamo approvare il bilancio, che abbiamo provvedimenti importantissimi, ma voglio dire, ma dopo 4 anni, ma un minimo di senso di responsabilità.